Oggi parliamo sempre di grandi pugili, pugili che hanno fatto la differenza, pugili che mi richiedete voi. E questo, regà, ma avete talmente tanto rotto le palle, e parlami di questo, e parlami di quell'altro. E questo qua però veramente siete andati giù pesanti. Oggi parliamo di Prince Nassim Ahmed. Scuola di batte, siamo di scuola. A molte persone Nassim Ahmed è rimasto nel cuore perché aveva uno stile di combattimento veramente singolare. Abbiamo parlato di recente di Roy Jones, vi allego il video, dove effettivamente c'era uno stile particolare dove si abbassava la guardia, si giocava molto sulle gambe, se la rischiava molto sia dal punto di vista della guardia sia dal punto di vista dei colpi saltati. Ecco, con Nassim Ahmed sta cosa viene portata al massimo. Partiamo parlando del pugile, la persona. Allora, lui è un pugile originario dello Yemen, ma nasce a Sheffield, in Inghilterra. Ovviamente i tratti somalici non sono quelli del tipico inglese, giusto? No, lo riconoscete, ma anche il nome e cognome non è che sia proprio tipico inglese. Al di là di questo, il ragazzo già da piccolo aveva avuto problemi di bullismo, cioè se l'erano presa con lui i famosi bulli. La prima cosa che fece il papà lo portò in una palestra di pugilato, dove mise subito in evidenza le sue doti, perché nonostante fosse piccolino, e lo è rimasto, essendo un peso piuma alla fine, non fosse nemmeno troppo alto, perciò alcune volte alcuni mi dicono: ma uno come fa se pesa poco e piccoletto? Prendi Prince Nassim, come ha fatto? Si è messo là, riflessi, velocità e potenza, e avete ottenuto un pugile forte. Perché è inutile mi state a dire: ma quello è grosso, me mena. Questo è piccoletto, te mena uguale, te mena a te, te mena a quello grosso messo insieme. Il suo boxare, il suo modo di porsi con il pugilato, già dall'inizio si vedeva che era un po' atipico, però ovvio che tu vai dentro una palestra di pugilato, se ti metti a fare quello devi te dice: oh, in guardia, non te muove, ti attacca qua nell'elastico, te attacca un altro qua e poi fa niente. Pertanto, diciamo che lo hanno inizialmente un po' castrato, tant'è che non lo fecero partecipare alle Olimpiadi. È anche vero che l'Inghilterra ha pugili sempre molto forti, perché punta sul pugilato, perché è una grande tradizione il pugilato, perciò magari è anche giusto che non ci sia andato, perché lui alla fine il vero stile l'ha tirato fuori da professionista. Infatti lo stesso anno in cui è stato rifiutato alle Olimpiadi ha iniziato a combattere da professionista, e lì apri di cielo, perché ha capito subito Nassim che combattere e tirare fuori il suo stile lo avrebbe ripagato. Man mano che lui praticamente combatteva, vinceva e portava lo show, il pubblico aumentava in maniera smisurata. Signori, il pugilato è business: più aumenta il pubblico, più guadagni, più incontri fai, tutti sono più contenti. E tu cosa devi dare al tuo pubblico? Spettacolo! Cioè, uno che si mette lì e si mette a ballare mentre lo colpiscono, schiva ballando, ragazzi, è tutta un'altra cosa, anche per lo stolto che va a vedere la box. Ah, vedi quello, si è messo a ballare, ha schivato. Le sue entrate, voi immaginate solo l'entrata storica di Prince Nassim Ahmed, la capriola sull'ultima corda. Come la vuoi interpretare? Cioè, arrivi tutta musica, questa arriva col tappeto volante, ti arriva con una macchina o ti arriva portato tipo dai schiavi con le cose, arriva vestito tutto pitonato, tutto leopardato, col coso d'oro, la corona, i capelli fatti da delinquente, no? Pia, te salta l'ultima corda, entra dentro. Ragazzi, dai, ci sta. Bellissimo fu, per esempio, a tutti quelli che me lo chiedono, sono stati colpiti da sto stile. Parliamoci chiaro, ragazzi, perché non è che c'ha una carriera da pugile infinita come tanti altri. Questo ha chiuso con 37 match. Una carriera lunga 5 anni. Immaginate, c'è gente che c'ha carriere da 25, da 30 anni, questo con 5 è entrato nel mito. Ma è entrato nel mito proprio per questo suo stile. Io, per esempio, rimasi colpito nell'incontro, mi sembra, con Cruz, quando
finirono a terra per l'irruenza sua, perché quando lui attaccava, saltava, ma a differenza di Jones che faceva il saltello, questo te faceva un salto di 3 metri, ti arrivava ta 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 da tutte, e era molto rischioso tra l'altro, perché ragazzi, saltà magari chiuso, magari non chiuso, lui spesso senza guardia, è sempre molto rischioso. Con Cruz finirono a terra, scivolata, spignicati, a zuffa contro zuffa. Ma la cosa che mi fece più sorridere, tra virgolette, ma in realtà poi non è solo un sorriso vero e proprio, ma anche divertimento, il fatto che lui stava schiena a terra, fece il colpo di reni e si alzò, ok? Che già non è una cosa poco, specie se stai a fare un incontro, perché uno dice, ah, il colpo di reni lo so fa pure, io vado in palestra, mi metto sul tappetino con calma, parto e salgo sopra. Va bene, ma mica stai a fare un incontro valido per titolo con un professionista che te mena, sei stanco e gli fai pure il colpo di reni. Ma dopo ha fatto il colpo di reni, ha fatto pure un'altra sorta di zompo e è ritornato in piedi, e ciò tan tan tan, è ritornato in piedi. Cioè ragazzi, queste cose qui consumano energia, perciò lui, per farvi lo spettacolo, farlo tra l'altro sincronizzato, coordinato con quello che può essere un attacco o una difesa, è veramente tanto. Sarebbe come se a un certo punto io sto a guidare MotoGP, mi alzo e mi metto un posa così mentre sto a fare la curva. È la stessa cosa, lo stesso rischio, perché come se cadi in curva, se ti metti a far cretino da riagganciarmente vai per terra. Questo è sostanzialmente quello che faceva lui. Ma questa cosa qui gli valeva tanto tanto pubblico, tanto tanto seguito, tanta tanta partecipazione ai suoi incontri. Aveva portato pubblico in più semplicemente per il suo stile, ed è quello che va cercato spesso in un pugile, uno stile aggiuntivo, diverso, che possa avvicinare le persone a questo sport. Questo lui l'aveva fatto in maniera perfetta, per questo ve lo ricordate, per questo me lo chiedete, cari amici. Che dire dal punto di vista tecnico? Allora, al di là di tutto sto stile, bello o non bello, era uno stile veramente a rischio, tanto, tanto a rischio. E voi mi direte, ma pure Mayweather sta senza guardia, cazzo, Mayweather se copre, lui questo non lo faceva, lui ballava, capito? Poi chi lo ricopiava non ci riusciva, ho visto un paio di pugili, gli provano a rifar verso, ma sembravano Pinocchietto col baricentro sfuso, capito? Cioè, una roba veramente inquietante, cioè, era una sua caratteristica. Però era troppo a rischio, veramente troppo, perché quel gioco che lui faceva lo poteva fare solo con avversari sui quali riusciva ad avere un dominio superiore, cioè doveva essere nettamente più veloce. Infatti vedete dei match addirittura dove c'è l'avversario che lo attacca, tutte sequenze pugni, lui senza guardia si tira indietro, li manda tutti a vuoto, arriva alla fine alle corde, poggia la schiena sulle corde, passa sotto, esce e se ne va. Quello lo puoi fare solo se tu sei nettamente superiore al tuo avversario, perché se il tuo avversario più o meno è alla tua velocità e usa la tecnica standard, te sfonda. E questo è successo con Barrera. Io non dico che lui non ha incontrato pugili forti, ma non erano alla sua altezza e cadevano nel suo tranello psicologico, perché a differenza degli altri, Barrera questo non lo ha fatto, mentre gli altri un po' vedevano lui che gli ballava davanti, gli faceva le finte, ci cadevano, gli alzava la mano, passava di qua e ci cadevano, perciò lui riusciva a giocarsela perché era esperto in questa tecnica. Barrera, faccia scolpita, non si muoveva lì, guardia scolpita, diceva, quanto sei veloce, sei pure più veloce di me, c'è problema, sto chiuso, pum e te infilo, pum e te infilo, e quanti gliene ha fatti entrare. Anche perché Nassim Ahmed era classico non prenderli i pugni, nonostante stesse così scoperto, era raro che gli entrava un colpo. Con Barrera ha preso delle sveglie che gli è cambiata la faccia, mentre negli altri incontri vedevi con Barrera ci ha provato qualche volta, ma se ve vedete il match, a un certo punto vedi la sua faccia preoccupata, vedi la faccia di quello che prova la rimonta, vedi la faccia di quello che ha diminuito tutte ste cose, non ha smesso, perché ci mancherebbe, sennò il suo personaggio andava a perdere, è come se da domani Cicalone non dice più la parola ciccione, o non dice più colpo sotto, sarebbe preoccupante, no? Perché se io non vi dico ciccione, oddio, Cicalone non ha detto ciccione, che sarà successo, tutti dimagriti, no, non è così. E lui il personaggio non lo poteva cambiare, signori, ma si stava affaticando veramente in quell'incontro, stava veramente in difficoltà,
non riusciva a far combaciare quelle tecniche di solito usava come aveva previsto. Il match con Barrera secondo me è stato decisivo anche dal punto di vista psicologico, perché ha capito che c'è sempre un muro da qualche parte. Puoi essere bravo, puoi avere dei riflessi paurosi, perché aveva dei riflessi paurosi, puoi avere un'elasticità paurosa, una potenza, perché ragazzi, parliamoci chiaro, per quanto pesava poco, aveva una potenza, secondo me, incredibile. I colpi si sentivano, arrivavano, la percentuale di KO parla chiarissimo. Lui ha chiuso la maggior parte degli incontri per KO, mi sembra l'83-85% di match sono finiti per KO. Ma al di là di questo, il pugilato è bello perché trovi sempre qualcuno più forte. Non ci so cazzi, ragazzi. Pure i più forti in assoluto, arrivati a un tot di incontri, hanno trovato quello più forte. Ma non perché era veramente più forte, perché il pugilato è preparazione. Te basta dormire un'ora in meno il giorno prima del match, aver mangiato uno stronzo in più il giorno prima del match, per stare in svantaggio. Perché si è talmente tirati, si è arrivati talmente a un livello elevato di preparazione, di condizionamento mentale, di condizionamento fisico, che basta una caccola per fare la differenza. È come se tu mi prendessi una bilancia, una sensibilità elevatissima, cade una piuma, cade un granello di polvere e si vede la differenza. Questo è il pugilato. Ovviamente tanti diranno, il pugilato è cuore, energia, forza e tutto quanto. Sì, ma ce l'hanno tutte e due, cuore, forza e energia. L'unico, ragazzi, che io oggi vi dico che poteva veramente essere l'imbattibile, l'ho già detto nel mio video, era Rocky Marciano. Non c'erano cazzi. Si è ritirato imbattuto e ha combattuto veramente con quelli forti in maniera veramente tosta e si è sempre rialzato e l'ha sfondati. Poi mi dite gioca al sacco, sicuramente poi ne parleremo, però il numero di match è inferiore. Poi mi dite Mayweather e tanti, ma Mayweather si è aggiustato i match, quello così. Ma infatti io vi dico, se io oggi dovessi alzare le mani e dire questo non lo batteva nessuno, era Rocky Marciano. E Prince Nassim Ahmed ha trovato il suo primo muro, solo che a livello psicologico, secondo me, sto suo primo muro caro gli è costato, perché quello che ha perso fu il suo penultimo match. Dopodiché ebbe un periodo di recupero e fece un altro match. Si dice che nel suo ultimo match ebbe dei problemi con le mani, che aveva già pregressi questi problemi, perciò le mani non è che si è sfondate ieri o l'altro ieri, sono anni magari che si portava dietro questo problema. Io ci credo, cioè, molti dicono, ah, si è ritirato perché dopo la botta con Barrera non ha retto, ha fatto un match tanto per... Vabbè, tanto per non era proprio un match tanto per l'ultimo fatto. Alla fine calvo comunque non è che c'aveva due match in croce sulle spalle, cioè, era un discreto pugile, ma ovvio non era Barrera. Il discorso è questo, che lui si sia fatto male alle mani o che lui abbia si sia scontrato con questo muro di realtà dove un pugile impostato, discretamente veloce, discretamente potente e che non si è fatto trarre in inganno dal suo gioco, questo vuol dire che poi per futuro te ne trovi un altro ancora. E probabilmente lui non reggeva questa difficoltà, chiamiamola, no? Perché uno che è abituato a portare colpi, pam, saltà, fa tutto questo lavoro, che poi non crediate che a lui queste cose gli costavano niente, quello costava fatica, allenamento, cioè per poter fare una cosa del genere, ballà, saltellà, salti delle corde, quando mandava uno magari che appose, mette a ballargli davanti, ragazzi, quando sei stanco, quando stai sul ring e non c'hai più fiato, quella roba costa, cara, per poterla fare te devi essere allenato, questo si allenava, ma ci mancherebbe, sicuramente fisicamente era dotato, sicuramente a livello riflessi era dotato, i pochi colpi che aveva preso l'hanno aiutato sicuramente, perciò ci può stare che a un certo punto quando ti scontri con la realtà questo fa fatica, perché ragazzi è come se voi state a casa, la prima cosa è state a casa con mamma e papà, la bolletta della luce non la pagate, l'affitto non lo pagate, e spese ne pagate, tutte le stronzate del mondo e varie non ne pagate, magari guadagnate qualche sordarello così da qualche parte, è tutta una pacchia, poi andate a vivere da soli. Allora diventa tutto complicato, dai, devi comprare, devi fare, devi arredare, forza, c'è da pagare qua, sei andato a sentire là, cioè ragazzi ci si scontra con una realtà che non è più quella che vi piaceva, perché era tutto più semplice, e lo stesso ha fatto Ahmed quando si è scontrato ovviamente con quello che quando si passa, boom, e i colpi gli arrivavano. Prima i colpi gli arrivavano meno, lui ci giocava intorno, perciò
Chi sta a casa con mamma e papà, il sabato sera esce, la domenica dorme fino a tardi, non deve pulire, tanto casa gliela puliscono, non deve fare la spesa, tanto trova tutto cucinato, che problema c'è? Ma quando te devi fare tutto e il sabato sera sei andato a giocare, e no, non funziona più, capito? Sta storia delle mani, ripeto, ci starebbe tutta perché poi con i colpi che lui tirava e il suo peso, la sua struttura fisica, le mani, come dico sempre, ho fatto video apposito, non ve rovinate le mani, si deteriorano, specie a quei livelli. Lui si è ritirato veramente dopo 5 anni di carriera ed è un peccato. Certo, la situazione delle mani poteva essere veramente problematica, da come la descrivono, perché uno che guadagnava cifre da capogiro a non guadagna più niente, ci deve essere un motivo valido per il quale poi effettivamente si ritira. Non lo so, bisognerebbe capirlo meglio, però non abbiamo gli elementi. Lui, la dichiarazione è: mi ritiro per problemi alle mani, e noi accettiamo quella. La mia idea finale sul pugile in questione è che ha fatto la differenza, ha portato sicuramente tante novità al mondo del pugilato, perché con uno stile così personale, guarda, non è che c'è tanto da vedere. Con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere, può accompagnare solo. Con dei show così personali, con la bellezza comunque degli entrance, delle pause, di tutto quello che era l'abbigliamento, di tutto quello che erano i movimenti caratteristici, prima, dopo, durante il colpo, durante il KO dell'avversario, ragazzi, non ce n'è, è giusto così. Servirebbero più pugili così che vanno a caratterizzare il pugilato. Non a caso era conosciuto ovunque. Lo conoscete voi, lo conoscevo io, lo conoscevano in tutte le parti del mondo. Nonostante poi fosse un pugile inglese, la maggior parte degli incontri l'ha disputato in Inghilterra, qualche cosa l'ha disputata negli Stati Uniti, ma veramente è arrivato nel cuore di tutti per quello che era le sue scenografie, le sue coreografie, tutti i suoi colpi particolari, perché ragazzi anche i suoi montanti, i suoi ganci potevano essere larghissimi, potevano essere saltati, potevano essere tutte cose in una palestra di pugilato classica. Il maestro storce il naso: oh, ma che sa fa? Ma sei peggio di Mayweather, ti risponderebbe. Sì, quello era peggio, perché portava proprio sti colpi lunghissimi. Addirittura si metteva, io non mi ricordo un match dove lui si metteva a portargli i colpetti così, mentre questo si avvicinava con la guardia chiusa, tanto per prenderlo in giro, poi pom, un fila, capite? Ta ta ta, uno spreco di forze incredibile. Ma a livello di spettacolo il pubblico impazziva. Ah, vedevi cioè lo coinvolgeva, diventava quasi uno spettacolo teatrale sotto certi aspetti, diventava quasi uno spettacolo da circo, tipo mo che cosa mi posso aspettare? Farà una capriola, farà una verticale, farà una ruota, non lo so, non trovo manco aspettare. L'arbitro spesso doveva spigne. Oh, vattene apposta, perché si metteva là davanti e ballava a quello che stava per terra piegato. Che non era la cosa assurda, è che poi uno potrebbe pensare, vedi, manca di rispetto uno che è piegato. Invece no, lo faceva talmente bene che si vedeva che faceva parte dello spettacolo. Probabilmente era anche molto arrogante, e forse anche nella vita potrebbe esserlo, visto che negli ultimi anni è stato anche coinvolto in un incidente stradale e si è dato. Però vabbè, quelle sono cose personali, certo. Uno che fa così è un pezzo di merda, questo lo dico apertamente, perché tu sei coinvolto in un incidente stradale, fai dei danni e te dai, non mi piace, assolutamente. Però noi stiamo parlando del pugile, stiamo parlando dell'immagine che ci ha lasciato, questa mi avete chiesto, ragazzi, e di questa vi ho parlato. Vi saluto a tutti, ciao! Scuola di botte, siamo di scuola di botte.